Notiamo una sorta di saturazione di quella che è la grande piattaforma radio, televisione, internet, motori di ricerca, che in qualche modo si sono mescolate e hanno dato luogo a una sorta di arcipelago, ma che oggi si trovano di fronte a un'esigenza di un nuovo sviluppo. E oramai si è reso strutturale quello che il Censis ha chiamato il press divide, cioè la scarsa confidenza, soprattutto dei giovani, verso la carta stampata, verso i quotidiani, verso i libri, verso tutto ciò che in qualche modo rappresenta una parola solida, un argomento fondato. È tutto molto più veloce, non è necessariamente un male, è un dato di fatto di cui dobbiamo tener conto.